In attesa di sapere quando saranno le elezioni a Venezia, dopo la prima candidatura, quella di Renato Boraso, ora scendono in campo il Movimento 5 Stelle. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura torniamo a parlare della situazione politica a Venezia. Non si sa ancora il nome del commissario, si attende di capire quando saranno le elezioni e intanto ci sono già i primi candidati. Uno l'abbiamo visto, è Renato Boraso, e poi c'è il Movimento 5 Stelle che sta scegliendo chi candidare tra una rosa di tre. Sicuramente non siamo dispiaciuti che se ne siano andati un anno prima della scadenza naturale del mandato. Ora c'è ovviamente il problema della ordinaria amministrazione e il problema del buco che hanno lasciato, cioè il commissario straordinario nominato dal prefetto dovrà colmare questo buco di 40-50 milioni di euro. E in attesa di sapere quando i veneziani saranno chiamati ad eleggere il loro sindaco, dopo una prima candidatura, quella di Renato Boraso, anche i grillini ora sono pronti a scendere in campo. Dopo il primo turno di comunari, il cerchio si è ristretto ad una rosa di tre candidati. Davide Scano, avvocato mestrino. Punterò innanzitutto su una cosa molto molto banale. Mi farò vedere dai cittadini, cioè i cittadini sapranno che il loro sindaco è un sindaco vicino e che loro possono vedere periodicamente in giro per le strade assieme ai tecnici e assieme ai vigili. Io andrò in giro in bicicletta per Mestre, Marghera, come andrò in giro a piedi, senza auto blu, senza motoscafi blu, andrò in giro per Venezia. Elena La Rocca, veneziana, mamma di due bambini, funzionaria regionale. A Venezia ci sono sicuramente delle esigenze impellenti, che sono quelle di una migliore gestione delle casse pubbliche. Non è possibile trovarsi il 31 dicembre dell'anno a dover far quadrare i conti con buchi di decine di milioni. C'è sicuramente necessità di un riordino delle partecipate, perché è un bacino di clientele, è uno sperpero di denaro che si può assolutamente evitare. Il denaro recuperato in quel settore, personalmente, questa è una mia opinione personale, io lo investirei nei servizi alla famiglia e quindi nelle pari opportunità, perché c'è un enorme bisogno di sostenere le donne. E Anthony Candiello, margherino, fisico e ricercatore universitario. Innanzitutto intervenire su questa gravissima contaminazione da parte della politica di tutti gli apparati pubblici e in seconda istanza anche privati in qualche modo, cioè come subfornitori. E di fatto bisogna riportare in cima all'agenda lo sviluppo del territorio, perché ci siamo troppo concentrati sulle esigenze della politica e meno sul problema occupazionale, sulla crisi che è in atto e sugli interventi che la politica deve intraprendere per affrontare la questione del territorio. Uno di loro sarà il candidato sindaco a Venezia per il Movimento 5 Stelle. Siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno.